Stiamo completando il piano nei comuni rurali, sono 180 che rientrano nel piano BUL, per la fine di quest'anno saranno completati e questo mette la regione in un livello molto anticipato rispetto al resto del programma che verrà completato l'anno prossimo. Il Friuli Venezia Giulia è al centro degli investimenti dell'azienda Open Fiber, che ha la più grande rete in fibra ottica in Italia e che ad oggi ha coperto metà del paese. È quanto annunciato dall'amministratore delegato dell'azienda Mario Rossetti in occasione del convegno FVG Connect, infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della regione, tenutosi oggi nel capoluogo giuliano. Abbiamo investito e investiremo ancora, siamo oltre 200 milioni di euro gli investimenti complessivi che sono previsti anche nell'ambito del PNRR, per cui certamente la regione Friuli sarà una delle regioni più avanzate da un punto di vista della digitalizzazione del paese. Open Fiber, l'autorità di sistema portuale, British American Tobacco e Vodafone, i grandi attori nel convegno di oggi, per fare il punto della situazione sugli investimenti, le opportunità di crescita e di sviluppo in Friuli Venezia Giulia. Il vicepresidente di BAT Trieste, Andrea Di Paolo, ha anche spiegato i passi successivi dell'azienda in chiave di occupazione, ma non solo. Il cronoprogramma annunciato a dicembre è rispettato. BAT aprirà a marzo la seconda linea di produzione nello stabilimento di Trieste. Ovviamente entro il dicembre 2023 completeremo la prima fase, quindi il primo hub di produzione sarà completo non solo nella parte produttiva con tutte le linee attive, ma anche nella parte di uffici, che comunque anche qui è una parte considerevole dello stabilimento, che vedrà già al lavoro le persone che avremo assunto per la prima fase, quindi circa 150 persone. Un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della regione lo hanno i porti di Trieste e Monfalcone. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, ha sottolineato come lo sviluppo tecnologico unito a investimenti lungimiranti porterà grandi risultati. Bisogna rompere gli schemi mentali, no? Non pensare che la competitività sia ancora quella ancorata alle seppur giuste intuizioni di 300 anni fa che sono state fatte dall'impero austro-ungarico in quel momento. Oggi il mondo si apre, ci sono possibilità enormi, qualsiasi tipo di pensiero, qualsiasi tipo di sogno oggi è tecnologicamente realizzabile e quindi questo è quello che vogliamo fare.